Benvenuti a Karate Tiger Workout, ragazzi. No, bisogna sempre essere nel pezzo, bisogna in primis dimostrarsi in primo piano ciò che si vuole insegnare. Se volete diventare così abili come me, statemi un attimino a sentire, ve lo spiego subito, è molto semplice. Questa serie qua serve per aumentare la propria resistenza, soprattutto nel combattimento, ma non combattimento come i karateki. E quindi si mettono così e poi No, combattimento contro Mimuzu. Mimuzu è quello che ti guarda da lontano, così ti vuole derubare il portafoglio. Vedi un attimino che tu sei, perché c'è anche un po' schifo a fare un corpo a corpo con Mimuzu, perché sì, non è tanto chi pulito. Mi sto rivolgendo io ovviamente a persone pelate, quindi innanzitutto le vedono da lontano e dico: oh, quello è un padre di famiglia, è Paolo Pelato, andiamo a rubare. Oppa! Voi vi dovete far vedere, sempre vestire con vestiti larghi, così non vedono che siete muscolosi e li fregate. Allora ragazzi, Karate Tiger è la serie che vi insegna ad essere più resistenti nell'allenamento, una grossa preparazione fisica che vi aiuta nella vostra resistenza, che quindi sapete padroneggiare meglio tutti gli esercizi con maggiori numeri, riuscite a picchiare per maggior tempo, maggiori pugni su maggiore faccia, ok? Mettete caso che ho una faccia larga, uno la faccia così, no? Non basta un pugno, Paolo Pelato, devo 5 pugni, no? Uno qua, due qua, tre qua, no? Pa, dovete riempirlo, massacrarlo. Ma arriverà qualcuno: ma non si picchia così, tu non sei neanche capace a picchiare. No, però mi insegna ad allenare. O forse sì, vieni a dirmelo in faccia, non so capace a picchiare. Ma passiamo agli esercizi, perché siamo qua per quello. Oggi vediamo la componente spinta. Esercizi di spinta. Come aumentare i numeri, che metodologia utilizzare, che esercizi mettere nell'allenamento. Sono qua io, cioè Paolo Pela, per i Paoli Pelati, ok? Come sempre prenderò numeri a riferimento generico, ok? Quindi sono molto variabili i numeri. Sta chiamando, un attimino, c'è la scimmia che sta chiamando, ragazzi. Mannaggia a te, scimmia, mannaggia a te. Scusa. Hai finito di parlare al telefono? Sì, ha detto Maria Luca che sta venendo da ste parti. Ah, perfetto. Allora, è un altro arti marzialista molto importante. Sì, Manuè, sì. Comunque sì, sì, no, lui fa Tai Chi, le cose sempre tutto. Ed è anche pelato, ma lui è un vero pelato. E mette i sandali, quindi ragazzi. Però sa aggiustare tutto, Manuè. Sa aggiustare tutto. Ma gli arti, hai visto Karate Kid? Su Enci, ma vedi che sei ignorante. Ah, lui li ha visti tutti. No, ma tu li hai visti Karate Kid? C'era il maestro Miyagi. Sì, li conosco, li ho visti. Faceva i bonsai, aggiustava tutto, faceva l'elettricista. Quindi cosa stai a dimmo a fa qua? Che stai a fa qua? Forza, vediamo subito. Allora, partiamo con un esercizio più difficile, ovviamente, perché dobbiamo anche aumentare la forza. EV push up. Ovviamente qua ora farò una diramazione, vi darò varie opzioni. Potete fare EV push up o i piegamenti in verticale al muro. Ovviamente se c'è qualcuno che è Paolo Pelato farà l'esercizio precedente, che sono i push up normali. Però penso di rivolgermi a persone perlomeno minimo allenate. Quindi EV push up sono questi qua. La guardia di testa inzuccata, vado giù, gomiti stretti e torno su. Ok? Tac. Facciamo un 8 tu 1, sempre ladder, quindi 8 ripetizioni, tu 1, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, breve recupero, scioglimento, poi ne faccio 7, poi 6, poi 5, poi 4, poi 3, volendo potete fare 5 tu 1, ma ragazzi, che scazzi, una ragazzata. Finito tutto questa pappardella qua, push up normali, quanti ne faccio? 20. 20 push up normali. Qualora non ce la faceste più, non doveste più farcela, ad esempio arrivate a 10 e siete stanchi, ginocchia e continuate subito. Però penalità. Penalizzatevi sempre quando fate queste cose qua, che non ce la fate più a finire ciò che vi siete stabiliti. Aumentate di 5 le ripetizioni, ma non perché dovete fare come a scuola la punizione. Scrivi 100 volte che l'America è stata scoperta nel 1942. T'han punito poco a te. Sì, molto poco. Scimmia. No, sapete, no? Per ridere, una ragazzata. Lo so quando è stata scoperta l'America. Basta che inverti le cifre, no? Molto semplice. Comunque sia, perché ovviamente se scalate di intensità e poi vi eravate stabiliti un altro per il vostro grado di allenamento, sarà molto più facile la propedeutica precedente, quindi ad esempio push up sulle ginocchia, quindi li aumentate di 5, ok? Questo qua ha fatto per almeno 3 serie, quindi 8 tu 1 di V push up, esercizio difficile. Il metodo per aumentare le ripetizioni in un esercizio sono i ladder. Ragazzi, i ladder sono fondamentali, ma ancora più utile è capire come metterli insieme ad altri esercizi. Quindi qua facciamo un esercizio un po' complicato, come i V push up o i piegamenti in verticale. 8 tu 1. Poi, per chi ad esempio ha fatto i piegamenti in verticale, può fare 20 V push up alla fine, ok? Sempre gioco dell'intensità.
esercizio maggiore, esercizio minore, più ripetizioni però. Quindi i push-up sono semplici, ne faccio 20 di fila. Invece per i V-push-up, che sono più complicati, devo usare la metodologia ladder per arrivare a fare tante ripetizioni. Alla fine di questo, volendo, per sfiancarvi ancora di più, potete utilizzare anche altri esercizi. Ovviamente ci sono anche i dip, che sono molto utili per la, per la spinta. Io vi consiglio a voi karateki, innanzitutto, che quando finite una serie, perché tanto ci vuole impostazione, scimmia, ci vuole impostazione. Sapete cosa dovete fare? Tirare 100 colpi a un ipotetico bersaglio. Così, no? Ogni volta dovete dire, chi hai? Sì, sì, eh? Chi hai? Sì, fammi vedere. E segui. Chi hai? Ma cos'è un pugno? Chi pensi di stendere con questi pugni? Io non stendo nessuno, io non sono. Sei un carciofo ammuffito e marcio. Sai come ti chiami? Come ti chiami? Enduro. E chi sei? Cosa sei? Lo scimmio. No, sei? Stanco. Dillo. Stanco, sono stanco. No, dillo. Stanco. Dico, sei stanco? Stanco. Sei stanco, scimmia. Scimmia, sei stanco. Spacco il cranio. Allora, no, passiamo a fare, perché non bisogna mai temporeggiare qua. Allora, per sfinirvi alla fine di tutto, io vi consiglio di utilizzare la metodologia ladder sui push-up normali. Adesso vi dico dei circuiti molto divertenti che potete tranquillamente fare da casa. Qualora foste dei paoli pelati, mettetevi con i piedi sulle ginocchia. Qualora foste degli atleti avanzati, mettetevi un elastico nella schiena. Vi faccio vedere adesso come complicare i push-up. Come complicarli, qua è utile a tutti, perché non tutti sanno questa cosa qua. Con una loop band potete complicare i push-up. Sì, si fa allora, anche in pesistica. Mano nella loop band, mano nell'altra loop band. Lo mettete qua, ok? Ale. E da così andate giù, la loop band si rilascia, per salire si tende, quindi fate più fatica. Sì, c'è una maggiore resistenza impressa dall'elastico. Esatto, quindi c'è più peso nei push-up. Questa era una piccola curiosità. Ci sono anche i karateki adesso che utilizzano le loop band per tirare i pugni, no? Fanno tipo... proprio così. Ma è vero? Non lo so. Non lo so se è inventato. Spero un po', perché sembrate dei deficienti se lo fate. Comunque sia, vi consiglio il ladder per i push-up, un bel 20-15. 20-15 è duro, vuol dire che dovete fare 20 ripetizioni, poi 19, poi 18, poi 17. No, non ve lo consiglio un 20-15. Fate un 15-13, due serie per numero. Quindi due serie da 15, due serie da 14, due serie da 13, due serie da... Era 15 da tu 13. Allora basta! Qua ragazzi, dove ci troviamo? Siamo in un dojo. Qua è un dojo, quindi anzitutto portare rispetto. È il dojo dell'Aquila. Andiamo un attimino i calci. No, via. Adesso, questa qui è anche lezione teorica. Ragazzi, voi dovete capire che voi siete abituati male. Vi hanno abituato male qua su questa piattaforma dove io metto documenti storici molto importanti. Questo qua... io ho addestrato ragazzi che sono andati poi a lavorare per la CIA, per la NASA, quindi agenti segreti. Che gabè! E del governo, sto posto qua, quindi calmi. Voi siete abituati a vedere i documenti, io chiamo documenti, poi in realtà sono video di YouTube, di YouTuber. Buongiorno a tutti ragazzi! Oggi ci alleniamo molto in felicità e armonia, in totale sicurezza. Ovviamente vi diamo il plank a terra. Plank a terra è molto importante per tutto il retto addominale, per condurre bene uno stile di vita sano e funzionale. Perché quando andate a fare la spesa che vi mettete il borsone e poi vi fanno male le costole di qua di là, quello è dovuto da una mancata corretta postura. E ovviamente oggi andiamo a potenziarla, ragazzi! Voi siete abituati a questi tipi di documenti qua? Hai capito, Enduro? A che sono abituati? Petugna! Enduro! Ci sei? Scimmia! Dillo che ti sei fatto al bagno in quel posto tossico. Come si chiama? Sì, ma avevo tipo 10 anni. Come si chiama? Rosignano Solvay. Si è fatta a Rosignano Solvay. Andate a cercare la spiaggia bianca. Per me, il paradiso. Le persone che guarderanno questo video, un buon 30% avrà fatto il bagno lì. Perfetto. Allora, sai cosa? Sai cosa equivale a essersi fatti il bagno lì? Beh, ciò che so per fare. Un samurai, una volta giunto alla fine della sua vita, guarda tutto il suo dojo per cui ha lavorato anni e anni. L'ha costruito lui con le sue mani. E così le guarda. Le mani che tra poco gli toglieranno la vita, lui le guarda, le ammira. Gli vuole bene. Ci ha creduto in lei. Ha tolto vita a tante altre persone per darla a tante persone, per salvarla a tante persone. Così afferra la sua spada e la estrae, senza neanche guardarla stavolta, perché si vergogna di ciò che sta per fare. Allarga le gambe
e fa due sciabolate così. Si guarda intorno, come una danza. Non danneggiare l'ambiente circostante perché l'ha costruito lui ed è ciò che dovrà rimanere dopo la sua. No, raga. Io lo so perché sei morto così. Non volevi far cadere lo sputo. Perché sono un bravo bimbo. Questa, ragazzi, è la palestra di Michelle. Ciao Mitch, non ho sputato. No, no, è tutto qui, è tutto sotto controllo, Mitch. È perché Mitch è al lavoro adesso, no? E allora ci ha lasciato. Noi ci siamo, abbiamo dormito qua da lui e ci ha detto: sì, potete fare i video sopra così. Fate quel. Lui ogni volta. Ogni cosa che gli chiedete dovete capire, Mitch, perché lui vi risponderà sempre, siete a casa sua. Fai quel cazzo che vuoi, no? E uno ci deve un attimino adattare, perché. Fai quel cazzo che vuoi, è molto generica le cose. Comunque. Tra poco arriva e mangiamo, no, scimmia? Hai fame? Sì, un po'. Enduro, che c'è? Enduro è proprio tu, la testa dura, Enduro. Allora, comunque sono sopravvissuta, non vorrei dire, ma... Non è che vi sto dicendo andate a farvi il bagno là, però penso che una volta non faccia nulla. Sono ancora morta dopo tutti questi anni. Non agitare. Vedete, quando la filmo, lei non riesce a stare ferma, deve fare cose, perché è in imbarazzo, si vergogna. Non è vero. Vedi che è una palestra di arti marziali questa? Di te. Ma vi rendete, cioè, se vi vedete così è un cazzo buco. Vabbè, basta fare. Vai. Non una mano la tengo a distanza. Tutto agitato. Ti sto tenendo distanza. Poverino. Basta, saluta.